Buonasera dalla redazione TGT, entra pochissimo il nostro telegiornale in primo piano la tragedia avvenuta questa mattina a Camigliatello, un papà facendo retromarcia con il suo fuoristrada ha investito, travolto, purtroppo ucciso la figlioletta di soli 15 mesi. Parleremo di un maxi sequestro di droga, il procuratore Grattei dice che si tratta del sequestro più importante degli ultimi anni e poi della risposta del direttore sanitario dell'ospedale di Cosenza Gangemi ai medici e ancora di Catanzaro alla luce dell'inchiesta che ha fatto emergere qualche particolare davvero raccapricciante di un andazzo che evidentemente era ben radicato nella città capoluogo di regione. Questo è altro dopo i titoli. Stava facendo retromarcia con il suo fuoristrada, ma non si è accorto della presenza della figlioletta di appena un anno e mezzo e l'ha investita uccidendola. La tragedia si è consumata in località Croce di Magara, in Sila. Avrebbe fruttato 400 milioni di euro la cocaina sequestrata dalla finanza, 44 persone arrestate. La DDA ha scoperto un cartello dedito al traffico internazionale di stupefacenti. Gratteri è la più importante operazione antidroga degli ultimi anni. Il direttore Gangemi replica ai medici dell'Annunziata: non è vero che in questi mesi non abbiamo fatto nulla, sono pronti 7 avvisi per l'assunzione di camici bianchi in pronto soccorso. Ad aprire il tavolo massicci, aggiunge, deciderà sul blocco del turnover. Dall'inchiesta su Catanzaro emerge un quadro allarmante di illegalità e favoritismi e tornano i dubbi sul perché l'ex sindaco Traversa si era dimesso. Ancora buonasera, dunque, in primo piano una notizia di quelle difficili da dare, da commentare. Si tratta di una tragedia che ha coinvolto una bambina di poco più di un anno. Non è il primo episodio che capita in Italia, un attimo, basta un attimo, basta perdere di vista una bimba che ha appena iniziato a camminare, che ci si trova poi a dover purtroppo raccontare una morte assurda, quella di una bambina che è finita sotto le ruote dell'auto del proprio padre. Sentiamo Anna Franchino. Eccolo il luogo dove stamattina si è consumata la tragedia. Siamo in Sila, a Croce di Magara, ad un tiro di schioppo da Camigliatello. Erano da poco passate le 9:30, quando in questo centro abitato è accaduta una tragica fatalità. Un padre ha investito in retromarcia la figlioletta di poco più di un anno. Mirella, questo è il nome della piccola, non ce l'ha fatta, nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi. L'impatto è stato tremendo e la bimba è morta quasi subito per le gravi lesioni. Come tutte le mattine, il padre della sfortunata, prima di recarsi al lavoro, ha accompagnato la bimba di 15 mesi dai nonni che badano a lei, una ritualità ormai consumata. Dopo averla consegnata nelle mani dei genitori, l'uomo è salito sul SUV che risulta intestato al padre, ha messo in moto, pronto a guadagnare la strada dopo una breve retromarcia. Nell'attimo in cui però procedeva alla manovra, non si è accorto della presenza della figlia, che forse è sfuggita al controllo dei nonni. In quel momento, in quel maledetto momento, ha tentato di raggiungere il papà, andandosi a sistemare proprio a ridosso della parte posteriore del mezzo. Il genitore ignaro della presenza della figlioletta ha innescato la retromarcia ed è partito investendo in pieno la bambina. Il colpo è stato tremendo perché Mirella è deceduta in pochi attimi per le gravi ferite riportate. Una tragedia consumata in una frazione di secondo senza che nessuno abbia potuto far nulla per evitarla. I vicini ed i parenti, dopo la tragica notizia, sono accorsi a casa dei genitori dell'uomo. Le immagini che vi proponiamo sono state girate in lontananza perché la nostra troupe, come capita spesso in questi casi, è stata tenuta a distanza. Stati d'animo comprensibili a poche ore da un dramma che segnerà per sempre questa famiglia. In effetti ci sono stati momenti concitati perché alcune troupe sono state allontanate anche in malo modo, lungi da noi la volontà di spettacolarizzare una tragedia del genere, ci atteniamo soltanto alla cronaca e niente, quindi comunque comprendiamo lo stato d'animo delle persone che hanno subito questo lutto. Parliamo invece del maxi sequestro di droga da parte della Guardia di Finanza. Avrebbe fruttato 400.000 euro la vendita delle 2 tonnellate di cocaina che provenivano dal Sud America. È stato scoperto fatta un breccia in un altro meccanismo che porta la droga in Italia e in Europa. Marisa Fallico, sentiamo.
Ndrangheta e mafia del Montenegro, una sinergia micidiale capace di fare affari con i cartelli colombiani e contare su una schiera di esperti broker peruviani e brasiliani, ma anche faccendieri inglesi, irlandesi, portoghesi, spagnoli, una rete di piazzisti pronti ad inondare di cocaina i maggiori mercati europei. E questa, l'organizzazione smantellata all'alba dagli uomini del Goa della Guardia di Finanza di Catanzaro, in collaborazione con le polizie di altri 9 paesi, Spagna, Brasile, Svizzera, Inghilterra, Montenegro, Olanda, Germania e Portogallo, nell'ambito dell'operazione Buon Gustaio, coordinata dal procuratore aggiunto della DDA di Reggio Calabria, Nicola Gratteri. 44 gli arresti eseguiti tra Europa e Sud America, di cui 24 in Calabria e Piemonte. Quasi 2 tonnellate di polvere bianca sequestrata nel corso delle indagini avviate lo scorso anno nel porto di Gioia Tauro e nei paesi in cui l'organizzazione operava. Un fiume di denaro ingente che neanche gli specialisti delle fiamme gialle sono riusciti a quantificare esattamente. Un'altra inchiesta che dà conto della internazionalizzazione dell''ndrangheta e delle mutevoli alleanze a seconda degli interessi. Qui, infatti, al fianco del presunto capo dell'organizzazione, Pasquale Bifulco, 41 anni, narcotrafficante di Natile di Careri, piccolo centro dell'Aspromonte, sede dell'anonima sequestri negli anni 90, legato al clan Jetto Cua Pipicella e del suo braccio destro Vito Zinghini, troviamo Vladan Radoman, uno dei più temuti capi della mafia montenegrina. I tre, grazie ai contatti diretti con un personaggio che non è stato possibile identificare, intermediario dei maggiori cartelli colombiani, acquistavano la cocaina in Perù, i carichi venivano poi trasferiti in Brasile, a San Paolo, e con la complicità di Maria De Fatima Stoker, titolare di una società di brokeraggio, la merce veniva nascosta nei container diretti al porto di Gioia Tauro. Qui, mani amiche, tiravano fuori i borsoni con la coca, che veniva poi smistata sulle varie piazze italiane ed europee. Gli emissari dei narcotrafficanti sudamericani riscuotevano il dovuto, milioni di euro, direttamente in Calabria oppure a Napoli, Roma e Milano. Bifulco, capace di ritagliarsi una propria autonomia in seno all''ndrangheta, di parlare molte lingue, è infatti accreditato tra i narcos di tutto il mondo per la capacità di saldare sempre e in contanti. Secondo la Direzione Centrale Servizi Antidroga, questa è la più grande indagine mai fatta dall'Italia e a sottolinearne l'importanza la presenza del procuratore nazionale antimafia Roberti alla conferenza stampa. Quella di Catanzaro è diventata una scuola di perfezionamento, di addestramento per questa tecnica di indagine sempre più sofisticata rispetto a quello che è la difficoltà, dato che, come ad esempio hanno spiegato i procuratori, avete visto che su 40 arresti solo un terzo sono italiani. Il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha rigettato il ricorso presentato dall'ex sindaco di Isola Capo Rizzuto, Carolina Girasole, e del marito Francesco Pugliese per ottenere la revoca dell'ordinanza di custodia cautelare e domiciliari notificata loro il 1 marzo scorso dalla Compagnia di Crotone e dalla Guardia di Finanza. All'ex sindaco e al marito vengono contestati i reati di abuso d'ufficio e turbativa d'asta aggravati dalle modalità mafiose, e quindi rigettato il ricorso presentato dai difensori del sindaco Carolina Girasole e del marito Francesco Pugliese. Parliamo di sanità adesso perché il direttore dell'azienda ospedaliera di Cosenza replica ai medici dell'Annunziata e dice non è vero che in questi mesi non è stato fatto nulla, sono già pronti 7 avvisi per l'assunzione di camici bianchi in pronto soccorso. Valentina Palmieri, sentiamo. La tenda e i medici l'hanno rimontata da 2 giorni e davanti l'ingresso dell'Annunziata. Un segnale, quello dei camici bianchi del nosocomio cosentino. Abbiamo aspettato 2 mesi, si legge nei comunicati le assunzioni, ma l'azienda non ha rispettato i patti, non proprio, replica il direttore Gangemi. Le organizzazioni sindacali che ritengo abbiano voluto rompere, perché io così leggo, appunto questa levata di scudi con il riposizionamento delle tende, quell'accordo che era stato fatto con la direzione generale. Da quell'incontro di 2 mesi fa con Scopelliti abbiamo lavorato sulle assunzioni. Certo, aggiunge Gangemi, le pratiche hanno subito un rallentamento per qualche reticenza dei dirigenti di settore. Era un po' riluttante, dopodiché abbiamo trovato un punto di sintesi con lui e sta procedendo appunto alla redazione di questa determina. Questi avvisi sono coinvolti 7 medici.
4 per il pronto soccorso e 3 anestesisti. E i tempi quali sono? Ma i tempi sono credo una quarantina di giorni complessivamente proprio per il reclutamento delle persone. Anche sul secondo punto dell'accordo, lo sblocco del turnover per i medici andati in pensione, abbiamo avviato le pratiche. Ora bisogna aspettare l'imprimatur di Roma. Lo sblocco lo deve dare il tavolo. E il primo tavolo utile da quando c'è stata la riunione a Catanzaro è quello del 4 aprile. Quindi io mi aspetto che il 4 aprile ci sia appunto questa deroga. Certo, lo sblocco del turnover non risolverà i problemi. Sicuramente è un grande passo avanti, però va considerato anche che il 50% dei posti sbloccati devono essere messi a riserva per norma in favore dei precari. Avvisi pronti anche per gli infermieri. Avevamo stabilito e lo stiamo portando avanti un avviso per acquistare delle ore sia di infermieri che di OSS. L'unico punto di quell'accordo firmato a Catanzaro che si è interrotto è quello relativo alla possibilità di avere a disposizione i medici del 118 in corsia a causa della sospensione dall'incarico del direttore dell'ASP Scarpelli. Nel frattempo però in ospedale, aggiunge Gangemi, sono arrivati due medici, un chirurgo vascolare ed un urologo. Strumentale, aggiunge infine Gangemi, l'attacco dei consiglieri comunali Sacco e Cipparrone sul funzionamento dei macchinari del DEA. Non era previsto alcun trasferimento di TAC, ma l'azienda ha acquistato una TAC nuova che è già installata e che a breve verrà collaudata e quindi sarà in funzione. Torniamo ad occuparci adesso dello scandalo denominato Catanzaropoli. Oggi, alla luce dell'inchiesta che ha messo in evidenza le crepe del modello amministrativo della città capoluogo, molti osservatori della politica tornano a farsi domande sulle dimissioni in attesa di Michele Traversa, eletto sindaco nel maggio 2011 e dimissionario poi nello stesso anno. Saba Baldino, sentiamo. Era il 19 dicembre del 2011, quasi tre anni fa, quando Michele Traversa, sindaco di Catanzaro, ex presidente della provincia, politico di lungo corso, rassegnava le sue dimissioni da primo cittadino, eletto a maggio di quell'anno con un consenso pari al 62%, lasciò il suo posto a Palazzo dei Nobili. Motivazione ufficiale, l'incompatibilità con la carica di deputato, poi il silenzio e tante domande senza risposta, la città perplessa, la politica attonita. Lui ostinatamente silenzioso. Angela Napoli, che il centrodestra lo conosceva, parlò di poteri forti della città a cui Traversa si sarebbe opposto, insomma semplicemente no, è l'uscita di scena. Oggi con lo scandalo ribattezzato Catanzaropoli si riaccende l'attenzione su quell'abbandono mesto, non consono al personaggio. Ci furono delle pressioni, Traversa non si prestò al sistema che oggi emerge dalle carte dell'inchiesta. Quali ostacoli insormontabili incontrò l'allora sindaco per assumere quella decisione che fu vissuta come un tradimento dalla città? I documenti al vaglio degli investigatori raccontano di un sottobosco di legalità apparente, di concorsi, appalti, persino semplici carte d'identità rilasciate dietro, diciamo così, tornaconto. Dal ciclone giudiziario emergerebbe il cattivo modello amministrativo, storia recente di una città sfiduciata alla vigilia di nuove elezioni. Il senatore Nicola Morra ha illustrato a Scalea la propria proposta politica del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni europee e amministrative del prossimo mese di maggio. Numerosi i riferimenti alle questioni calabresi, dalla criminalità organizzata ai deficit che riguardano l'assistenza sanitaria. Sentiamo. Tour elettorale del Movimento 5 Stelle a Scalea. Il senatore Nicola Morra, ligure di nascita, calabrese d'adozione, ha insegnato in alcuni licei cosentini, ha incontrato elettori e simpatizzanti a Scalea. Il messaggio che porto qui, ha detto, in un comune sciolto per infiltrazioni mafiose, è prima di tutto un messaggio di legalità. Questi territori sono stati di recente interessati ad un evento grave, gravissimo, perché lo scioglimento del Consiglio Comunale non è mai una cosa irrilevante, è ancor più grave se si pensa che questo è un tratto di costa segnato ormai da decenni da una presenza criminale che poi la fa da padrona anche sul versante politico. I calabresi, secondo il parlamentare pentastellato, sono artefici del loro destino. Chi sceglie di rassegnarsi, ammonisce, si nasconde dietro un semplice alibi. Insieme, gradualmente, si possono cambiare le cose. Il vero nemico
dei calabresi, non è all'esterno, è molto spesso al loro interno, perché il vero nemico è il fatalismo. Morra, arringando la piccola folla, riunitasi all'aperto intorno a lui, dimostra di conoscere bene la realtà calabrese e cosentina, non di sola criminalità organizzata si muore. Questa è una cosa che per esempio si è vista smantellare l'assistenza sanitaria. Da Paola fino a Praia Mare noi di fatto non abbiamo presidi sanitari veri. Il Movimento 5 Stelle di Grillo e Casaleggio ha in mente di stravincere le elezioni europee del prossimo 25 maggio, una vittoria che, a giudizio del senatore Morra, avrà ripercussioni inevitabili anche sul governo nazionale. Se si vince alle europee, e io sono fortemente fiducioso, e se si vince bene, noi getteremo in crisi la compagine governativa. Istituzioni, quelle europee, che i 5 Stelle vogliono cambiare dal di dentro. Prima mossa in questa direzione, far sentire di più la voce dell'Italia, mai più umiliati da Bruxelles. Finora l'Italia è sempre stata sotto scopa delle istituzioni europee. Ricordiamo tutti la famosa lettera della BCE di agosto del 2011, ricordiamo tutti i diktat, dovete far questo, dovete far così. No, francamente, noi siamo sovrani a casa nostra. Adesso andiamo a Sibari, dove in migliaia hanno partecipato alla fiaccolata in memoria di Don Lazzaro, il sacerdote ucciso a Sprangate la sera del 2 marzo scorso, un momento partecipato di raccoglimento e preghiera organizzato dal parroco Don Francesco Faillace. Stefania Belvedere, sentiamo. Le fiaccole si sono illuminate al crepuscolo, tanti, tantissimi lumini, a ravvivare la speranza e testimoniare che la luce del bene deve trionfare sempre sulle tenebre del male. Dopo l'assassinio di padre Lazzaro Longobardi, ammazzato a Sprangate la sera del 2 marzo scorso, i suoi concittadini si mobilitano e scendono in strada. Nel raccoglimento e nel silenzio, ma con la determinazione di ricordare il sacerdote ucciso e soprattutto i valori da lui incarnati. Fede in Cristo, pace e accoglienza. Lo strumento scelto per dare testimonianza di ciò è una fiaccolata, quella che è partita dalla chiesa di San Raffaele Arcangelo incontrata da Tuvelle per sfilare silenziosa per circa 6 km lungo la vecchia statale 106 prima di giungere nel piazzale della chiesa di San Giuseppe. Un momento di impegno civile, condiviso in silenzio e che è culminato nel luogo in cui ha perso la vita il sacerdote amato da tutta la sua comunità. È il minimo che potevamo fare, perché era un grande padre ed è stato un grande parroco. È stato sempre vicino a tutta la nostra comunità di Sibari e siamo adesso qua riuniti in preghiera con questa fiaccolata almeno per ricordarlo. A promuovere l'iniziativa le parrocchie di San Raffaele Arcangelo, di San Giuseppe, sotto la guida del parroco Don Francesco Faillace, d'intesa con la diocesi di Cassano allo Ionio, il vescovo Monsignor Nunzio Galantino e il comune della cittadina ionica. Essenziale anche il sostegno e la partecipazione di decine di associazioni sibarite, protagoniste della fase organizzativa. Voltiamo pagina, nuove possibilità di finanziamento agevolato per i giovani, torna il progetto Voglio Restare, ideato dalla Banca di Credito Cooperativo Mediocrati e supportato da Unionfidi. Sentiamo. Ossigeno per le piccole imprese dei giovani, la BCC Mediocrati riparte con il progetto Voglio Restare. Si tratta di un'iniziativa di microcredito supportata da Unionfidi che propone prestiti a tassi agevolati e senza garanzie reali fino a 25.000 euro da restituire in un massimo di 7 anni. Lo strumento è rivolto ai giovani che vogliono avviare un'attività nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato d'eccellenza, del turismo e dell'information technology. Sto verificando che i ragazzi vogliono rimanere in Calabria, ecco perché il Voglio Restare, vogliono rimanere in Calabria e trovare l'occasione per rimanere ovviamente. Se riescono ad inventarsi qualcosa i ragazzi possono rimanere in Calabria. Nella precedente fase del progetto ben il 70% dei microcrediti ha portato le piccole imprese al successo. Per aumentare questa già alta percentuale da quest'anno si affiancherà ai giovani la figura del tutor e l'idea è piaciuta anche ad Unionfidi che garantisce i finanziamenti. Noi come Confidi, come Unionfidi Calabria, che è l'Unione dei Confidi Industriali, aderenti a Confindustria, riteniamo che questa iniziativa sia lodevole, nella speranza che poi ci siano realmente delle opportunità su cui ci si possa muovere.
E adesso andiamo a Vibo, dove inizieranno domani le giornate del FAI dedicate quest'anno al periodo augusteo, il servizio. Eccolo il busto di Agrippa, ecco il prezioso reperto in marmo che sarà il simbolo delle giornate di primavera del FAI a Vibo Valentia, che inizieranno da domani e danno come tema nazionale proprio il periodo della Roma imperiale di Augusto. Per questo appuntamento annuale del FAI, Vibo Valentia è da considerare una tappa tra le più importanti, perché la città visse una fase di assoluto splendore proprio nel periodo augusteo. Non casuale fu quindi la presenza di Agrippa, genero di Augusto e luogotenente dell'imperatore, considerato che il porto di Vibo Valentia fu di stanza parte dell'imponente flotta imperiale di cui era a capo. L'evento FAI propone anche la visita del work in progress dell'allestimento della sezione romana del Museo Archeologico al piano terra del Castello Normanno Svevo, attraverso un percorso di visita in corso d'opera che consente di ricostruire la storia del municipio romano di Vibo Valentia. Questo ritratto è stato donato, non è frutto di scavo, ma è frutto di una donazione del dottor Rainero Pacetti negli anni 70, però sappiamo ormai, lo studio più recente ci dice che viene da Sant'Aloe, proprio dall'area di Sant'Aloe, dall'area delle terme, e ancora uno studio più recente di Maurizio Paletti, del professore Paoletti, mette in rilievo l'importanza, se ancora ce ne fosse bisogno, di questo gruppo, di questo busto, che è stato commissionato da Vibonesio, se non dal municipium, se non proprio dalla città, diciamo, e dimostra l'importanza, la ricchezza e la vicinanza della città in quel periodo, siamo nei primi periodi dell'impero, al mondo romano. Questo rappresenta l'importanza di Vibo, Vibo il municipio romano, Vibo che ospitava personaggi importanti come ad esempio Cicerone, e nello stesso tempo dal porto sono passati Pompeo, sono passato Ottaviano. Adesso merita un servizio di chiusura la Fiera di San Giuseppe, 5 chilometri di stand, di ambulanti, di novità e anche di cose tradizionali che hanno cambiato la vita della città e naturalmente anche i giorni dei cittadini che sono stati coinvolti da questa grande manifestazione. E c'è stata anche grande solidarietà, come abbiamo mostrato nei servizi dei giorni scorsi, che hanno permesso anche a 1000 persone di sfamarsi ogni sera. Molto soddisfatto, soprattutto la soddisfazione deriva dall'apprezzamento di questa vivibilità che i cittadini e tanti che sono arrivati a Cosenza hanno potuto riscontrare, dal modo in cui, voglio dire, si può facilmente vivere questo evento, questa festa, in condizioni di sicurezza, in condizioni di tranquillità familiare e con uno spirito proprio anche di fraternità e di accoglienza in una città che diventa sempre più vivibile, più accogliente e anche più aperta. È palese la soddisfazione del sindaco di Cosenza Mario Chiuto, e non poteva essere diversamente, visto il successo senza precedenti che ha registrato la Fiera di San Giuseppe, sia di visitatori che di espositori. La macchina comunale ha funzionato alla perfezione nelle 4 giornate, ma anche il giorno dopo. Infatti, fin dalle prime ore dell'alba, è stata schierata una vera e propria task force per restituire ai cosentini la città perfettamente pulita. Ma cosa ha offerto la Fiera di San Giuseppe per richiamare tanta attenzione? Innanzitutto una vastissima offerta commerciale con circa 700 espositori disposti lungo un percorso di circa 5 km che ha unito idealmente il centro storico al centro cittadino. Inoltre tanta animazione e intrattenimenti per grandi e piccini in tutte le ore del giorno e della notte. La presenza di numerosi extracomunitari che hanno dato alla fiera nuovo vigore attraverso suoni, colori, sapori e profumi ha fatto sì che Cosenza, ancora una volta, potesse dimostrare la sua naturale vocazione all'accoglienza. Immensamente fiera, infatti, l'iniziativa promossa dall'Azione Cattolica Diocesana in collaborazione con altre associazioni ha servito ogni giorno circa 1000 pasti caldi ad altrettanti migranti. La Fiera di San Giuseppe ha offerto anche tanti momenti culturali, come la mostra bibliografica alla Casa delle Culture, sui prodotti che hanno fatto la storia di uno degli eventi più significativi della Calabria. San Giuseppe è anche la festa di tutti i papà, e al ruolo del padre oggi è stato dedicato un convegno alla presentazione del libro Ma l'adolescenza, quello che i figli non dicono.
Alla figura del padre, una profonda riflessione, l'ha dedicata anche Sua Eccellenza Monsignor Salvatore Nunnari, partendo proprio dall'esempio di San Giuseppe, che pur non essendo stato genitore, è stato un grande esempio di padre. La custodia di San Giuseppe verso il bambino sia l'esempio bello per tutti noi che abbiamo una paternità o spirituale o generativa, però ad avere certezze dentro per trasmettere certezza. Perché se un padre non ha certezze di fede, se è cristiano, non ha certezze umane, se non ha valori, che trasmette ai figli? E siamo adesso alle previsioni in meteo per le prossime ore, vediamo. Ben ritrovati da CosenzaMeteo.it. Permangono condizioni di tempo stabile sul nostro territorio. L'eloquente immagine satellitare di ieri mostra cielo sgombro da nubi sull'Italia. Una leggera attività instabile su coste algerine, flussi perturbati organizzati confinati al nord Europa. Passiamo alla carta sinottica di pressione al suolo. Alta pressione ben salda sull'Italia con una lieve flessione della pressione sul Mediterraneo occidentale, che apporterà i primi segnali di cedimento dell'anticiclone con instabilità moderata su Spagna e coste algerine. Alcuni riflessi di tale flessione barica comporteranno un certo aumento della nuvolosità per lo più alte stratiforme anche sulla nostra regione, tra la giornata di oggi e la prima parte di domani. Vediamo quindi cosa accadrà in dettaglio attraverso le nostre mappe di previsione giornaliera. Per domani cielo parzialmente nuvoloso al mattino, in miglioramento nel corso della giornata sul settore centro-settentrionale della regione, sereno o poco nuvoloso sulle restanti zone. Temperature stazionarie o al più localmente in lieve diminuzione. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti deboli da sud-sud-est su medio e alto Tirreno, con mari poco mossi. Moderati da sud sul basso Tirreno con mare poco mosso. Sul versante ionico risulterà quasi calmo il settore nord, con venti deboli da sud-est. Poco mossi i restanti settori per ventilazione moderata da sud. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.cosenzameteo.it con articoli sempre aggiornati e previsioni triorarie località per località. Potrete anche partecipare al nostro forum frequentato da molti appassionati. L'appuntamento di oggi è giunto al termine, grazie per la cortese attenzione, a domani. C'è il tempo per darvi un'altra notizia che riguarda la A3 Salerno-Reggio Calabria. L'appalto per il completamento della A3, circa 230 milioni di euro, sta per partire, mentre per il collegamento veloce tra le due sponde dello stretto si sta lavorando per garantire il servizio almeno fino alla fine di quest'anno. Lo ha detto il vice ministro alle infrastrutture e trasporti, Riccardo Nencini, a margine di un convegno a Reggio Calabria. Per il momento è tutto, ci vediamo alle 22.30 per la prossima edizione in diretta. Arrivederci.